da che cosa nasce l'idea di questa installazione? Beh, per me nasce dal simbolo del Terzo Paradiso, che unisce tutti gli opposti, tutte le differenze, per creare al centro una situazione nuova, è la creazione. Ho incontrato Savarese che faceva le bandiere, tutte le bandiere del mondo, e abbiamo detto: perché non facciamo un'opera unica e mettiamo tutte le bandiere del mondo per fare una bandiera, la bandiera del mondo intero. E perché uno più uno fa tre? Perché una è una bandiera, due è rappresentato da un'altra bandiera che fa uno, insieme, unite, fanno un terzo elemento, una terza bandiera, che è quella del mondo, che fa tre. È un'installazione, una performance live che si fa con la partecipazione del pubblico, dove le persone contribuiscono a rendere viva, quindi a dare vita alla bandiera, posizionando le bandiere all'interno del Terzo Paradiso, di questo simbolo. Quello che vogliamo io e il maestro Michelangelo Pistoletto è quello di portare in giro e far conoscere questo progetto, far partecipare le persone, identificare le persone per il proprio paese, per la propria bandiera e proprio il colore che ogni bandiera racconta e rappresenta. Ci sono paesi che hanno in comune tra loro gli stessi identici colori che hanno sulla bandiera, e poi c'è questa diversità, questo allontanarsi. Quindi il concetto appunto di Expo, facciamo i ponti, non tiriamo su muri, è perfetto per questo tipo di progetto.